Il nostro congresso si tiene ogni anno ed è un congresso che si deve occupare di tutte le malattie, perché le malattie reumatologiche sono circa 150. Fra queste malattie reumatologiche ce ne sono di alcune che sono lievi, faccio per esempio una tendinite comune e una cosa che si trova, però noi abbiamo delle malattie che sono malattie croniche, come l'artrite reumatoide, le spondilartriti, le connettivite e le vasculite. In questi congressi noi diamo, diciamo così, importanza a tutte le malattie, perché ovviamente ci dobbiamo interessare di tutto. Il congresso della Società Italiana di Reumatologia si tiene una volta l'anno ed è sempre un momento di incontro e poi un momento quindi di aggiornamento, soprattutto per i nostri giovani, perché noi puntiamo sui giovani reumatologi, perché la nostra disciplina possa continuare in futuro ad essere quindi florida e a migliorare sempre di più. E nel 53° congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia Rimini vengono così annunciati importanti approfondimenti scientifici e terapeutici, soprattutto in fatto di progetti di ricerca, e si sottolinea che molte malattie come le spondiloartrite e l'artrite reumatoide possono vedere ottime risoluzioni con farmaci innovativi che permettono la medicina di precisione, che porta poi ad una migliore aderenza alla terapia. Per noi chiaramente la priorità, la vocazione dell'associazione è proprio la tutela della persona intesa nella sua integrità di salute e di vita sociale, per cui l'impatto con la malattia cronica è un impatto che ha un'incidenza nella quotidianità ed è importante aiutare la persona che incontra la cronicità, nel caso specifico nelle varie manifestazioni di artrite reumatoide, a rendersi conto della sua patologia, di aiutarlo nel percorso di formazione ad una aderenza alla terapia, ad un incontro col medico, a una importanza di sapersi spiegare e di condurre il medico a una scelta condivisa per quelle che sono le medicine e la cura. Quindi promuoviamo l'aderenza terapeutica attraverso la formazione e l'informazione del paziente. Va da sé che quando un paziente e un reumatologo, nel caso specifico, si incontrano, sarà un incontro tra esperti, tra persone che da un lato e dall'altro gestiscono e vivono una disabilità, un percorso di incontro con una gestione di una patologia. Il medico, la bravura sarà proprio quella di ritagliare come un sarto la medicina, la gestione della patologia sulla persona, sulle sue esigenze di genere, di necessità di quotidianità, di lavoro, di vita, e quindi in questo vedremo che non ci sarà dispersione e si promuoverà la salute della persona. Tra le molte malattie reumatiche, una delle più pesanti è la spondiloartrite, che coinvolge molti organi, anche interni, che si infiammano provocando difficoltà motorie, dolori e decadimento della vita attiva. Vi parlerò delle caratteristiche e delle manifestazioni cliniche di un gruppo di patologie estremamente frequenti nella popolazione generale, che sono rappresentate per l'appunto dalle spondiloartriti. Le spondiloartriti sono un gruppo di malattie che condividono la stessa, alcune manifestazioni cliniche condividono la possibilità di coinvolgere una serie di organi in maniera simultanea o anche in maniera sequenziale. È tipico delle malattie, delle spondiloartriti, il coinvolgimento intestinale, per esempio, con l'infiammazione intestinale, il coinvolgimento oculare con l'infiammazione oculare, il coinvolgimento cutaneo, per esempio con la psoriasi, e chiaramente il coinvolgimento articolare. Il minimo comune denominatore delle spondiloartriti è rappresentato dal coinvolgimento della entesi. Per entesi è una parola un po' complicata, in realtà è molto semplice, si definisce il punto di inserzione dei tendini e dei legamenti sull'osso. Nelle spondiloartriti questa inserzione si infiamma e l'effetto finale di questa infiammazione è rappresentato dal dolore in prima istanza, dal gonfiore nella sede dell'inserzione e dalla impotenza funzionale, il paziente non riesce ad utilizzare l'articolazione coinvolta. Se l'infiammazione riguarda le entesi della colonna, questo si verifica soprattutto a livello della colonna lombare e dal punto di vista clinico si traduce in quella che noi reumatologi definiamo lombalgia infiammatoria. Che cos'è la lombalgia infiammatoria? È un dolore che si realizza a livello lombare, che si irradia fino al livello del ginocchio, quindi a differenza della sciatica non raggiunge il piede,
è generalmente alternante, quindi coinvolge dapprima un lato e successivamente il lato controlaterale, ha le caratteristiche del dolore infiammatorio, cioè un dolore presente al mattino, al risveglio soprattutto, comunque peggiorato dal riposo, migliorato dal movimento. La presenza di un dolore infiammatorio, di una lombalgia infiammatoria in un soggetto di età inferiore ai 40 anni è sicuramente un campanello di allarme che deve spingere il paziente ad attenzionare questo specifico sintomo al proprio medico curante, il quale poi sarà in grado di indirizzarlo al meglio nel prosieguo dell'iter diagnostico, che sicuramente prevederà un approccio reumatologico e alcuni esami fondamentali minimi che saranno in grado di dirci se il paziente soffre o meno di una spondiloartrite. Chiaramente tutto è molto più semplice nel caso in cui il coinvolgimento sia prevalentemente localizzato a livello delle articolazioni periferiche, perché in quel caso il gonfiore dell'articolazione e l'impossibilità ad utilizzare l'articolazione saranno il campanello d'allarme che sicuramente invieranno il paziente dal proprio medico curante, il quale poi avvierà l'iter diagnostico più adeguato. Il problema delle spondiloartriti è rilevante per due motivi fondamentali. Il primo è perché colpisce soggetti giovani e quindi nel massimo della loro attività produttiva, sociale, riproduttiva, familiare, e quindi chiaramente impatta in maniera enorme sulla loro qualità di vita. L'altro problema è relativo al fatto che vi è un enorme ritardo diagnostico di queste patologie. Si stima che più o meno un paziente affetto da una spondilite, per esempio assiale, perda circa 7-8 anni prima che la diagnosi venga posta. Questo è un problema rilevante, perché quello che ormai sappiamo è che più precocemente interveniamo con strategie terapeutiche mirate, più in grado siamo di prevenire l'evoluzione del danno radiografico, l'evoluzione della malattia. Quindi se interveniamo precocemente possiamo modificare la storia naturale della malattia, se interveniamo tardivamente possiamo soltanto tamponare quelli che poi saranno gli effetti irreversibili che la malattia ha già dato. Abbiamo a disposizione una serie di farmaci che sono in grado di modificare la storia naturale della malattia, farmaci di diversa tipologia e natura. Sicuramente dobbiamo imparare a come utilizzarli meglio e a capire esattamente quale paziente può essere trattato con un farmaco piuttosto che con un altro. Per i pazienti affetti da spondilite anchilosante ed artrite psoriasica, che soffrono di condizioni patologiche fortemente invalidanti, giunge anche in Italia un anticorpo monoclonale che può essere risolutivo. Parliamo di due malattie che sono artrite psoriasica, la spondilite anchilosante, che sono molto frequenti perché colpiscono circa l'1% della popolazione e per le quali esistono adesso delle nuove possibilità terapeutiche. In particolare sta per essere commercializzato un farmaco che si chiama secukinumab, che è già stato utilizzato ed è già in commercio per la psoriasi, questa malattia cutanea, e adesso sarà disponibile anche per il trattamento dell'artrite che viene nei pazienti che hanno la psoriasi e in un'altra forma reumatica che chiamiamo spondilite anchilosante. I dati che sono emersi dagli studi fatti per questi farmaci sono molto incoraggianti, perché danno delle percentuali di risposta su tutti i parametri che vengono normalmente utilizzati per l'artrite estremamente validi, che sono sovrapponibili a quello che sono i farmaci più efficaci per queste malattie, e cioè gli anti-TNF. Non solo, ma per certe tipologie di manifestazione clinica, come l'entesite per esempio, come la cute stessa, forse questo farmaco è anche più efficace degli anti-TNF. E un'altra cosa importante che è emersa dagli studi, oltre all'efficacia sia nell'artrite psoriasica che nella spondilite anchilosante, è la sicurezza, nel senso che i dati che abbiamo a disposizione attualmente fanno vedere che il profilo di sicurezza, quindi quelli che sono i rischi connessi all'uso del farmaco, è estremamente buono, cioè i rischi sono bassi, non abbiamo delle problematiche infettive come invece possiamo avere con gli anti-TNF, non abbiamo avuto per adesso, fino ad ora, dai trial dati indicanti problematiche particolari, quindi anche il profilo di sicurezza è estremamente buono. Quindi siamo di fronte a un farmaco innovativo, mai utilizzato in questo tipo di patologie reumatiche, con degli ottimi dati di efficacia, con degli ottimi profili di sicurezza e, diciamolo pure, anche con dei costi più contenuti rispetto agli altri farmaci.
La SIR annuncia la costituzione di un gruppo di studio per indagare le differenze in termini di possibili cause, manifestazioni e risposta alle terapie tra uomini e donne affetti da malattie reumatiche. Sono qui per parlare del gruppo di medicina di genere della SIR che nasce in questi giorni. È un gruppo dedicato a controllare le differenze dell'espressione di malattia negli uomini e nelle donne, tenuto conto che le malattie reumatiche sono in larga parte appannaggio del sesso femminile. Teniamo presente che in talune malattie il rapporto maschi-femmine e femmine-maschi è di 9 a 1 addirittura, o di 4 a 1 o di 5 a 1, quindi veramente con dei numeri imponenti di maggioranza del sesso femminile. Dobbiamo capire e sempre di più accostarci ai motivi per cui questo accade, che magari potrebbero anche influenzare il modo di espressione di malattia, il modo di rilevamento, il modo di percezione del dolore, per esempio, e il modo di coping verso quello che è la malattia di per sé, quindi il modo di riuscire a vivere con la malattia. In questo senso abbiamo anche messo a fuoco il più possibile quello che è il problema delle donne con malattie reumatiche per essere donne, cioè per avere una famiglia, per avere un marito, per crescere dei figli nonostante i dolori articolari, per qualsiasi cosa che riguardi realmente la salute della donna, ma nell'ambito di pazienti con malattie reumatiche. Questo è un argomento delicato che lo specialista reumatologo deve tenere in considerazione sia quando usa i farmaci, sia quando dà dei consigli alle pazienti, sia quando gestisce queste donne nell'arco della loro vita. Quindi questo è stato oggetto di uno studio che viene presentato in questo congresso e che è stato anche presentato al congresso americano, alla CR di Washington, che è finito la settimana scorsa, che riguarda un'inchiesta su 24 centri italiani distribuiti in tutta la penisola, nei quali siamo andati a chiedere appunto alle pazienti cosa aveva fatto lo specialista riguardo a questi argomenti. E con un campione di circa 400 pazienti possiamo dire che circa il 30% delle donne, per esempio, non è mai stata interrogata sul fatto se volesse o non volesse avere una famiglia, che circa il 40% delle donne non è mai stata interrogata sul fatto se volesse o non volesse accedere alla contraccezione, anche se prendeva magari dei farmaci che erano teratogeni. Io credo che la reumatologia e le malattie autoimmuni reumatologiche rappresentino un ottimo modello per un approccio innovativo allo studio delle malattie umane, innovativo nel senso di orientarsi alla valutazione di genere. Perché dico questo? Perché le malattie reumatologiche autoimmuni hanno la peculiarità di colpire molto più il sesso femminile che non quello maschile. Ci sono alcune patologie come il lupus in cui ci sono 9 donne malate per un maschio, l'artrite reumatoide in cui ci sono 5 donne malate per un maschio, la sindrome di Sjögren dove ci sono più di 10 donne malate per un maschio. Tutto questo è legato sicuramente a qualcosa che ancora oggi non conosciamo completamente. Quindi io credo che studiare queste malattie in quest'ottica che tenga conto dell'importanza della medicina di genere è un modo non solo per comprendere, studiare e curare meglio le malattie reumatiche, ma è un modello che poi è esportabile, le scoperte che si possono fare, a tutte le altre malattie, anche malattie in cui magari questa differenza non è così eclatante, ma possibili interventi innovativi sono resi possibili da questo approccio. Quindi è di grande importanza sviluppare questo atteggiamento, sviluppare metodologie nuove legate a questa nuova visione della patologia umana e con questo muoversi intanto per curare e diagnosticare bene e presto le malattie reumatologiche, ma poi anche estrapolando ad altri contesti, compreso il contesto delle malattie neoplastiche, che è decisamente molto esteso ed importante.